un cambio di intitolazione che ha lasciato non pochi strascichi. Non meno di una settimana fa, Viale dei Pini diventava via Francesco Coscia. Da un giorno all'altro i residenti hanno visto cambiare il nome della propria strada senza preavviso e senza essere interpellati. Da qui la protesta, con i residenti pronti a protocollare in comune una richiesta da tutti firmata per chiedere l'immediato ripristino di Viale dei Pini. Una raccolta di firme per il ripristino del nome della nostra strada, Viale dei Pini, che è stata cambiata all'improvviso, senza interpellare nessun abitante, sabato scorso con una, diciamo, piccola cerimonia privata, e l'hanno intestata via Dottor Francesco Coscia. Allora, quello che noi vogliamo avanzare, vogliamo pretendere, tra virgolette, con la nostra raccolta firme, è di lasciare il nome alla nostra strada, perché qui c'è l'identità di tutti quelli che l'hanno fatta costruire, dei nostri padri, dei nostri nonni, e ognuno ha lasciato un pezzetto, dei nostri bisnonni, ognuno ha lasciato un pezzetto del proprio cuore e anche del proprio appezzamento di terreno da cui viveva, per far sì che questa strada fosse costruita e percorribile. La suddetta persona a cui hanno intestato questa strada non ha fatto poco o nulla, se non proprio niente, per il nostro quartiere. Se proprio volesse, diciamo, un'intestazione, si faccia intestare i loro parenti il proprio viale, al quale forse naturalmente ha lasciato qualcosa, non lo so. Noi siamo contro questa, anche perché non siamo stati interpellati, andiamo incontro a dei disagi non indifferenti, per questo già abbiamo raccolto un bel po' di firme, non solo di abitanti di questa strada, ma anche di persone interessate, proprio per una questione di principio, perché è stata un'azione, sì, anche di persone che purtroppo non hanno potuto firmare, che prima vivevano qui e si sono comunque mostrati su internet molto indignati a questo cambiamento, perché è qualcosa che non ha precedenti, non ha eguali, è qualcosa che a noi ci sembra un'azione quasi di prepotenza. La storia dall'oggi a domani, sì, non si può cancellare la storia dall'oggi a domani. Secondo me Viale dei Pini è storica, è memoria storica di tutti i nostri antenati. Appunto, non è possibile, non lo vogliamo, e vogliamo andare avanti in questa protesta per il ripristino di Viale dei Pini. Per ora lo stiamo facendo civilmente, non abbiamo fatto azioni di teppismo contro il cartello, che noi non riusciamo proprio ad accettare, non lo riusciamo neanche proprio a vedere. Io sono sincera, io non lo riuscivo, quando passavo di qua i primi giorni non lo riuscivo neanche a vedere. Io non riesco a pensare un domani di dover scrivere la mia firma, la mia identità con questo nome di questa strada, perché io non ci riuscirò personalmente, penso come me la maggior parte delle persone che hanno firmato e che sono qui. Non siamo tutti qui presenti, naturalmente, quelli che hanno firmato. Il signore vuole... Due parole. 50 euro per camminare la strada sulla patente. Ah, le... 20, 30 euro ci vogliono pure adesso e da poi io sono un pensionario dell'Inps, dopo tanta fatica sul mare, ha già cambiato l'indirizzo pure all'Inps, a banca, io non cambio niente, rimango così. Il greco ha bisogno di ben altro. Di ben altro, ha bisogno infatti di pulizia, ha bisogno di organizzazione, ha bisogno di ordine, ha bisogno di un comitato di quartiere decente, ma non di queste cerimonie. L'ultima cosa, sì, che si delle fare, cose inutili. Bisognava gestirle in un altro modo, quantomeno. A parte non siamo stati proprio interpellati, è stata una cosa velocissima, tra di loro, privata. Quando poi la strada veramente è grande. Abbraccia tutto un quartiere, guarda quante file. È una cosa allucinante, veramente allucinante. Noi siamo disposti, per il momento stiamo facendo una cosa veramente pacifica, però veramente andiamo avanti e andremo a comune, per il momento in modo pacifico. La prossima è se non fanno subito la variazione. Non è una minaccia, ma in questo momento quel cartello deve sparire, deve ritornare alla strada nostra. Noi siamo Viale dei Pini, questa persona. E nessuno ci cambia. Siamo Viale dei Pini. Deve ritornare Viale dei Pini. Basta. Esattamente. La rabbia è tanta, dicevamo, bisognava gestirla meglio, dare una maggiore informazione, interpellare i residenti. Ma il tema è proprio questo, noi, al di là di chi hanno intestato la strada, a noi non interessa, ma il fatto dell'arroganza istituzionale, dove l'amministrazione comunale di sabato mattina sono venuti qua
a fare un'inaugurazione, solo loro, e appunto senza avvertire la comunità che ci vive e ci abita da anni, da 30-40 anni, che hanno reso realmente questa strada Viale dei Pini. Questa ci ha dato proprio, la cosa che ci ha dato più fastidio è che l'amministrazione non si è sentita in dovere di dover avvisare la cittadinanza di questo cambio di nome. Infatti, sì, ma al di là di tutto, noi questa amministrazione, cioè, pensa a cambiare i nomi delle strade quando ci sono delle cose molto più serie, dove questa comunità di Cappella Bianchina è totalmente isolata, è totalmente esclusa dalla vita cittadina, dove, voglio ricordare, un anno e mezzo fa questa comunità ha vissuto il dramma degli incendi e da soli abbiamo dovuto salvare le nostre case, molti pini sono stati bruciati e noi che facciamo? Invece di piantare pini togliamo una strada simbolo che si chiama Viale dei Pini. Ma pensiamo a fare le cose serie, le cose concrete, perché credo che questa amministrazione, qualsiasi cosa, riesce a farsi autogol, a inimicarsi l'amministrazione. Poi il tema vero, chi è che merita l'intitolazione di una strada? Chi sono gli eroi oggi? Per me gli eroi moderni sono tutti quei padri di famiglia che si svegliano alle 6 di mattina e magari tornano nella loro strada dopo 12 ore di lavoro per portare avanti proprio la propria casa. Per me questi sono gli eroi. Allora che facciamo? Intitoliamo la strada a ognuno di loro? Bisogna avere più criteri e capire quali sono i criteri che portano una persona ad avere una strada intitolata. Io spero che ci sia un atto di responsabilità da parte di questa amministrazione e che ascoltino i cittadini che ovviamente contribuiscono alla vita anche amministrativa della macchina comunale, pagando tasse, non avendo servizi rispetto a quelli che pagano, e poi oltre il danno alla beffa gli cambiano anche il nome della strada. Questo è un po' quello che si vive. Tutti i disagi che poi possono nascere. E certo, i disagi sono molteplici, possono essere appunto dal cambio della documentazione, una duplicazione di bollette non pagate, un intervento di un IMU che praticamente può essere duplicata, e quindi poi sono tutte cose che vanno e devono intervenire i cittadini per cercare di togliere questi disguidi. Ma non è solo questo, è proprio perché, come diceva Antonio, è stata l'arroganza di cambiare questo tipo di strada senza intervenire e senza chiedere un parere magari alle persone che vivono. Oggigiorno, secondo me, chi amministra la pubblica amministrazione ha l'obbligo di far intervenire i cittadini in determinati argomenti. Il cambio di un nome di una strada deve essere fatto con l'intento delle persone che ci vivono, non con l'intento di tre persone e dare un nome a una persona a cui loro ritengono meritevole.